Ciao gente, oggi vi saluto da Verona. Questa qua è una città di cui ho sempre sentito molto parlare, me ne hanno parlato amici, me ne hanno parlato conoscenti, mi hanno fatto vedere delle foto, mi hanno detto che era molto molto bella, effettivamente non si smentisce. Trovo veramente che ci sia un'atmosfera incantevole, il centro è molto grazioso, ci sono Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, dei luoghi molto caratteristici, palazzi molto interessanti da vedere, da visitare, ovviamente l'arena che è molto molto famosa. E adesso sono arrivato qui sul Ponte di Pietra, questo è il Ponte di Pietra che vedete sotto i miei piedi, e che attraversa praticamente il corso dell'Adige. Adesso attraverso il ponte e qua di fronte c'è una gradinata da cui si dovrebbe accedere alla funicolare che porta su al castello. Quindi calcolate che non ho moltissimo tempo io oggi, per cui la sto girando tutta in 3-4 ore. Ma per avere un assaggio di Verona è un tempo abbastanza sufficiente. Sicuramente fermarsi 2 o 3 giorni permetterebbe di vederla molto meglio, di curiosare meglio le varie zone, i vari quartieri. Ci sono un sacco di chiese per chi è appassionato degli edifici sacri, per cui merita secondo me venire e visitarla anche con più calma. Io sono partito stamane da Novara con un'auto a noleggio perché fondamentalmente potevo venire anche con la mia, però avevo dei problemi, allora ho deciso di noleggiare un'auto. Abbiamo noleggiato quest'auto con budget rent a car e appunto abbiamo fatto questo piccolo, sto facendo questo piccolo weekend fuori porta che mi porterà a scoprire Verona, Vicenza e una serie di altri comuni nelle vallate che si trovano qua intorno. Domani sarò in compagnia di una guida molto particolare, una guida d'eccezione, che ha promesso di farmi vedere e scoprire itinerari favolosi. E quindi, non lo so, questo weekend che è nato un po' così, improvvisato per la voglia di un viaggio on the road fuori porta, si sta preannunciando una vera scoperta, perché comunque sia io non ero mai stato in questa parte del Veneto e Verona di per sé mi ha veramente stupito. Lo so, forse sembrerà strano il fatto che possa dire che è fantastica, però lo è davvero, nel senso che è proprio il tipo di città che a me piace visitare. Mi ha ricordato un po' Mantova per certi versi, per queste piazze, queste zone pedonali in cui comunque c'è un gran via vai di gente, è pienissimo di turisti, ad esempio è una città molto molto visitata. E tra l'altro sono stato alla casa di Giulietta, perché sapete Verona è conosciuta per essere la città, una delle due città di Giulietta e Romeo, dove è ambientato il romanzo. Sono stato alla casa di Giulietta ed è molto commovente vedere come le mura del corridoio d'ingresso che attraversa il portone d'ingresso della casa siano tutte quante scritte e piene di incisioni, cerotti con sopra scritti i nomi, tutti messaggi d'amore, messaggi di speranza, messaggi per un amore, un futuro assieme. Logicamente è un luogo simbolico, perché come sapete dalla storia di Giulietta e Romeo diciamo che le cose non andarono proprio così positivamente alla fine, però appunto proprio questo è un monito probabilmente per gli innamorati che cercano in questo rito, in questo rituale, di avere amore per il futuro e speranze. Io adesso continuo la mia visita e volevo farvi un saluto appunto qui da Verona. Stasera proseguo perché voglio vedere un pochino nei dintorni anche le eccellenze gastronomiche, quindi andrò a visitare un'azienda agricola qua non molto distante, in zona Soave mi pare, e comunque ve ne parlerò sicuramente. E per il resto
niente. Sicuramente quello che vi posso dire è che ogni tanto concedersi un weekend così anche improvvisato è molto molto positivo, perché permette di scoprire posti nuovi, permette di vivere qualche giorno staccando la spina e se per caso, soprattutto se volete andare a visitare una città molto lontana da dove abitate, l'idea di noleggiare un'auto è sicuramente l'ideale, perché pensate ad esempio a volare a Cagliari piuttosto che a Roma, piuttosto che a Napoli, potete noleggiare un'auto e visitare i dintorni. Intanto attraverso la strada perché sennò viene rosso di nuovo e vi saluto perché vado alla ricerca della funicolare per salire al castello. Ciao a tutti quanti, a presto!